Nome. Irina Gaida Maciuk. Soprannome. Satana in gonna. Numero vittime. 17 accertate. Modus operandi. Colpo d'ascia o martello. Incendio. Irina Gaida Maciuk nasce nel 1972 nell'allora Unione Sovietica. Già da molto giovane diventò un'alcolizzata. Agli inizi degli anni 90 conobbe un uomo chiamato Yuri. Egli diventerà suo marito e da lui avrà due figli. Ma il matrimonio non era proprio roseo a causa dell'alcolismo cronico di Irina. Il marito si rifiutava di darle del denaro per paura che la donna lo spendesse in alcol. È dal 2002 che la donna iniziò ad uccidere. Le sue vittime erano donne anziane. Fingeva di essere un assistente sociale per acquisire fiducia da parte delle vittime e ottenere facilmente accesso nelle loro case. Una volta in casa, l'assassina le uccideva a colpi di martello o a colpi d'ascia. Poi derubava tutto ciò che trovava in casa. A volte Irina dava fuoco alla casa per far sembrare il tutto un incidente. La polizia sapeva che dietro a tutte quelle morti c'era la stessa persona, ma le prove erano scarse e, quindi, le indagini andavano a rilento. Nel 2010, Irina cercò di uccidere un'altra donna anziana, ma riuscì a fuggire. Corse dalla polizia e riferì l'accaduto. Riferì che era appena stata aggredita, che l'aggressore era una donna. Questa è stata la testimonianza fondamentale per la polizia che fino a poco prima credeva che il responsabile di quegli orrendi crimini fosse di sesso maschile. A portare l'arresto dell'assassina fu la testimonianza di un vicino di casa di Alexandra Povarizzina, una donna anziana, vittima di Irina. Il vicino vide Irina entrare in casa di Alexandra e dalle finestre l'aggressione. La polizia si precipitò subito ad arrestarla. L'assassina confessò tutti i suoi delitti, giustificandosi dicendo che le servivano i soldi per comprare la vodka. Nel febbraio 2012 iniziò il processo a carico di Irina Gaida Maciuk. L'esame psichiatrico la diagnosticò come malata di mente ma capace di intendere e volere durante gli omicidi. Venne condannata a 20 anni di carcere per 17 omicidi e un tentato omicidio. I parenti delle vittime protestarono poiché ritenevano che la donna non sarebbe mai più dovuta uscire da galera.